Allora, quante volte mi avete sentito dire per il bene di Venezia? Per il bene di Venezia? Sono proprio un Don Chisciotte. Però si cresce, si matura, forse piglia il bastonato e si capiscono i meccanismi della realtà. Hop! Ciao, sono Federico Bloomer, influencer, e racconto Venezia come chiave per capire il mondo. Benvenuti nel viaggio di scoperta. Il racconto che ho fatto di questa città in tutti questi anni mirava, state attenti perché vi sto dicendo il motivo per cui esiste il viaggio di scoperta, mirava a costruire una fiducia tra me e i cittadini, col fine unico di usare il viaggio di scoperta per dare voce unita alla comunità di veneziani che volevano un futuro diverso per la loro città. Ero ingenuo e non avevo calcolato che un cittadino di Venezia non è un semidio, ma è un normale cittadino che ogni mattina si alza e ha l'obiettivo di riempire il ristorante o l'albergo, non quello di fare il salvatore della patria. E proprio per questo, per quanto a tutti faccia piacere essere a video a gratis, stanno su una mano quelli che hanno sostenuto economicamente il mio lavoro, perché i complimenti per strada fanno piacere, io ve ne sono molto grato, danno energia, ma non bastano per trasformare il viaggio di scoperta in uno strumento di città. Ho sempre pensato, nella mia ingenuità, di offrirmi alla cittadinanza come un tramite, un megafono di comunità che voleva una città diversa, un futuro diverso. Ma per quanto qui ci si voglia nascondere dietro le eccezioni, a Venezia questa comunità non c'è. Sono troppo poche le persone che abitano qui, meno di 50.000 abitanti, e gli anziani cadono come mosche, e le persone sono troppo sole e spaventate per agire in gruppo. E per non guardare la situazione, l'ego dei cittadini si pompa e si carica con parole come sono veneziano o sono un veneziano doc, cosa che andrebbe detta con vergogna vedendo lo stato attuale della città. Lo so, non è bello sentire queste cose, sembrano degli attacchi, ma non lo sono. Sono delle consapevolezze e sarebbe sempre meglio che la mamma ci dicesse che la colpa è fuori. Ma bisogna anche guardare la realtà, perché non ha senso farlo solo sul letto di morte. Quindi, dire per il bene di Venezia è dire una frase vuota. Perché non esiste Venezia. Esistono solo interessi di portafogli che insieme creano Venezia. E per quanto questa cosa in passato funzionasse talmente bene da costruire questa città, oggi questi interessi non convergono più sulla città. Così io ogni giorno non posso fare l'unica cosa che so fare ed è l'unica che posso, perché non facendo comunità non posso fare altro: smembrare Venezia come città e trasformarla sempre di più in un grande magazzino turistico, sempre più accogliente per i turisti e sempre meno per i cittadini. Parola di comune. Sia chiaro, non sono attacchi questi. Sono mettere sotto il sole il funzionamento della città, perché forse togliere la maschera di ciò a cui vogliamo credere è l'unico modo per dare un futuro diverso a Venezia. E per chi abita fuori è un modo per cominciare a ragionare sull'arrivo del turismo nelle proprie città e su come ci relazioniamo alle persone che condividono con noi i luoghi che viviamo. Questo è il viaggio di scoperta. Che ne pensi? Fammi sapere nei commenti, ma soprattutto segui il canale. Chi te la racconta Venezia così? Il viaggio è una figata ed è appena cominciato.